Oggi prepariamo delle chiacchiere con ingredienti molto semplici che abbiamo quasi tutti in casa e sono molto facili da preparare. Gli ingredienti sono 500 g di farina, un cucchiaino di lievito in polvere, 3 uova intere, un pizzico di sale, la buccia di mezzo limone grattugiato, 2 cucchiai di limone, 100 g di zucchero, 125 g di burro e 40 g di zucchero al velo da mettere dopo fritte le chiacchiere. Per la preparazione, un cucchiaino di lievito in polvere, 3 uova intere. Ne apriamo in un piattino per controllare che tutto vada bene. Di sale, una mezza goccia di limone grattugiato, due cucchiai di limone premuto, di zucchero, 125 g di burro ammorbidito. Impastare tutto. Partire dal centro per evitare che fuoriescano i liquidi. Volendo si può aggiungere anche un goccino di liquore strega per aromatizzarlo un po'. Impastare tutto per bene, lavorare bene la pasta. Se vi accorgete che è molto asciutta, si può aggiungere ancora un po' di liquore o, volendo, anche un pochino di latte per renderla un pochino più morbida. Sbatterla un pochino. E lasciarla riposare per 5-10 minuti. Dopo averla fatta riposare, la pasta si può o stendere completamente oppure, molto più semplice, stenderla a pezzetti. Stendere una sfoglia non molto sottile. Non è necessario che vengano tutte uguali, perché le chiacchiere sono un po' imperfette. Si possono fare più grandi, più piccole, come dipende dalla fantasia della persona che li fa. Si può fare uno spacchetto centrale, si può fare un nodo, così, oppure semplicemente lasciarle così. Aspettiamo che l'olio sia ben caldo, abbondante olio nella padella. Quando l'olio è ben caldo, facciamo una prova con un pezzettino per vedere se l'olio è appunto giusto e poi
cominciamo col mettere le chiacchiere. Le facciamo dorare. Le giriamo. Quando sono belle dorate, le mettiamo a gocciolare. Dopo aver completato la frittura, cospargetele con lo zucchero a velo, distribuendolo bene. Ed ecco, le chiacchiere sono servite.